Un cordiale saluto e buona domenica da Elena Bolasco che vi parla e da Gianni Epifani, regista della trasmissione della Santa Messa, oggi in diretta dalla chiesa dell'Annunziata in Sessa Aurunca. Situata su una dolce collina dal clima mite, l'antica Suessa, proprio per la sua posizione privilegiata, era denominata dai romani Campania Felix. A caratterizzare il territorio del comune casertano sono le distese infinite di olivo. I sempreverdi secolari adornano come un giardino le vallate e mostrano la dedizione e lo zelo della gente del posto per la terra e i suoi frutti. Sessa Aurunca è immersa anche in un incantevole paesaggio di castagneti che in questo periodo particolare dell'anno offrono la possibilità di suggestive passeggiate, ammirando la bellezza della vegetazione e dei suoi colori autunnali. Il teatro romano testimonia invece che Sessa è anche uno scrigno di storia, arte e cultura. Costruito agli inizi del primo secolo d.C., durante il regno di Augusto, è un vero e proprio capolavoro architettonico. I resti della Summa Cavea ci portano indietro nel tempo e ci lasciano immaginare i sontuosi spettacoli che avvenivano al suo interno. In epoca medievale, la città ha assunto l'aspetto di una vera e propria fortezza, testimoniata ancora oggi dall'ampia cinta muraria e dal castello. Edificato su un importante sito romano dai Longobardi, il maniero è stato completamente ricostruito nel periodo normanno-svevo. Divenuto residenza dei feudatari Marzano alla fine del XIV secolo, pur conservando le cortine murarie e le torri, si è trasformato nel tempo in un elegante palazzo residenziale. Emblema della storia e della fede dei Sessani è senza dubbio la cattedrale dedicata ai Santi Pietro e Paolo. Costruita tra il 1103 e il 1113, conserva ancora oggi il suo aspetto romanico cassinese, malgrado i diversi riammodernamenti e restauri. L'interno a tre navate, suddiviso da colonne romane con capitelli corinzi e medievali, è impreziosito da un magnifico ambone, caratterizzato da lastre mosaicate, dove sono raffigurati elementi simbolici, e dal bellissimo candelabro per il cero pasquale. Passeggiando per le strade del centro storico, è la fontana che raffigura Ercole in lotta con il leone dalla ricca criniera ad attirare l'attenzione di turisti e passanti. Lo sguardo intenso del mitologico semidio ci accompagna alla chiesa dell'Annunziata, che oggi ospita la celebrazione. Costruita alla fine del XV secolo, si presenta con l'attuale veste rinascimentale, abbellita dall'elegante timpano, dalla cupola e dai più recenti campanili laterali. Che meraviglia la facciata, articolata in tre moduli rettangolari e tre portali, che ci invitano ad entrare e a partecipare alla Santa Messa. Nella liturgia di questa 32esima domenica del tempo ordinario, Gesù, rispondendo ai Sadducei che non credono nella risurrezione, conferma la vita oltre la morte e invita a guardare al paradiso, perché Dio non è Dio dei morti, ma dei viventi. Per noi che crediamo, la risurrezione è novità di vita, è l'inizio di una nuova presenza, di una bellezza pura, è l'incontro con una luce che trasfigura. Può sembrare assurdo, ma per noi la morte è vita, anzi la morte non è. Quella che dobbiamo vivere fino in fondo è la vita. Chiediamo allora, in questa Eucaristia, al Dio della vita, il bene di vivere bene. In occasione della 72esima giornata del ringraziamento, presiede l'Eucaristia Monsignor Orazio Francesco Piazza, amministratore diocesano. Celebrano con lui il parroco, Don Roberto Guttoriello,
e Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali ed il Lavoro. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi guidati da Don Luciano Marotta. I canti sono eseguiti dal coro parrocchiale diretto da Antonio Capozio, all'organo Alfredo Marcheggiano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, disponiamo il cuore alla grazia della misericordia di Dio, soprattutto oggi che celebriamo uniti nella comune preghiera la 72esima giornata nazionale di ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro dell'uomo. Siamo chiamati a rinnovare al Signore sentimenti di gratitudine per tutti i Suoi doni. Sono nel nostro cuore e nella preghiera, soprattutto quanti vivono fragilità e bisogni fisici, morali e spirituali. In questa comunione, presenza dell'amore di Dio che salva, sentiamo particolarmente vicini quanti, impossibilitati per malattia e distanza, si uniscono alla nostra celebrazione attraverso i vari mezzi di comunicazione. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia grandissima colpa, supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Thank you.
Preghiamo. O Dio dei viventi, che fai risorgere coloro che si addormentano in te, concedi che la parola della nuova alleanza, seminata nei nostri cuori, germogli e porti frutti di opere buone per la vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro dei Maccabei. In quei giorni ci fu il caso di 7 fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carne suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». E il secondo, giunto all'ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà vita nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal cielo ho queste membra, e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È preferibile morire per mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da Lui di nuovo risuscitati. Ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Tieni saldi i miei passi sulle tue vie, e i miei piedi non vacilleranno. Io ti invoco poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una buona speranza,
conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore corra e sia glorificata, come lo è anche tra voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede, infatti, non è di tutti, ma il Signore è fedele. Egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno. Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore, che quando noi vi ordiniamo, già lo facciate e continuerete a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gesù Cristo è il primogenito dei morti, a Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutte e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla resurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutte e 7 l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli e poiché sono figli della risurrezione sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Parola del Signore. Gloria a te.
Gesù Cristo è il Signore. Nostra unica speranza. Fratelli e sorelle, amati da Dio come figli a cui è offerta ogni provvidenza e cura, soprattutto a voi che nella prova e nella sofferenza invocate il suo aiuto come dono per una vita in pienezza, desidero annunciare in questo nostro tempo che il Signore è il Dio dei viventi, perché tutti vivono per Lui. È questa la consapevolezza che dal cuore trova espressione nel ringraziamento per il dono della vita in ogni sua forma e condizione. La gratitudine è frutto della riconoscenza per quanto ricevuto, per quanto è reso ancora possibile, anche in situazioni precarie e complesse. Questa 72esima giornata del ringraziamento, coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto, assume il tono di due voci, della gratitudine e dell'impegno, due condizioni positive che maturano nel contesto di un'attività umana, l'agricoltura, che assicura la produzione dei beni primari ed è sorgente di grandi valori, dignità e creatività delle persone, possibilità di cooperazione fruttuosa, fraternità accogliente, amicizia sociale tra coloro che condividono questo faticoso sentiero. Tale realtà generatrice di vita spesso è snaturata, violentata da scelte illegali e alienanti, causa di sofferenze e di morte in ogni contesto, perché tutto è connesso. La bellezza, la produttività del territorio è oggetto di azioni predatorie, di agromafie e di illegalità diffuse, che negano a tutti un futuro e riducono la qualità della vita. La corruzione che si infiltra nell'attività agricola toglie ogni dignità al lavoro e sottopone a condizioni di caporalato e di sfruttamento. Inoltre, l'indifferenza verso quanti con fatica si impegnano nella legalità per lo sviluppo integrale, oltre le tante precarietà, e forme di grave connivenza, non meno colpevole. Se denunciare l'azione malvagia è necessario, ancor più decisiva è la consapevolezza che il dono della terra da custodire e coltivare è vocazione a comune responsabilità. Il lavoro è necessario nell'opera di ricostruzione di quanto è devastato, ma solo in Dio produrrà risultati straordinari e la stessa natura collaborerà con l'uomo. La speranza di raccogliere i frutti del giardino, posta in ombra o negata da azioni illecite, passa attraverso la sofferenza e la pazienza dell'impegno condiviso. Noi però siamo certi, nella fedeltà della promessa, che il progetto di Dio si realizza nel dono di tanti segni di grazia che trasformano la vita. Se possiamo facilmente verificare l'azione devastante dell'egoismo verso l'uomo e la natura, in modo più convinto dobbiamo evidenziare in queste situazioni le opportunità offerte dal Dio provvidente per essere consapevoli custodi del giardino. La condizione di violenza e di morte, come descritta nella vicenda dei fratelli Maccabei, è mutata in sentiero di vita. La minaccia che ingombe sull'uomo e il creato si dirada alla luce realistica della speranza che non delude. Tutti, in vario modo e per diverse situazioni, chiamiamo e chiediamo di essere liberati dagli uomini corrotti e malvagi che negano dignità e giustizia. Ma ancor più, tutti siamo chiamati alla corresponsabilità nella fedeltà alla sua parola, nell'ascolto della voce che giunge da ogni povertà e voce che invoca la bellezza della sua immagine impressa nell'uomo e nel creato.
fratelli e sorelle. Rispondiamo generosamente e con gratitudine a Cristo Signore, presente nelle periferie del nostro quotidiano, nelle difficoltà, nelle emergenze umane, economiche e sociali. Rinnoviamo la fiducia nella sua amorevole prossimità, soprattutto nella fatica del vivere e nelle prove. Il suo amore è linfa vitale che rende fecondi i frutti del nostro lavoro, tra essi quelli della giustizia e della pace, della serenità personale e sociale, della dignità del lavoro e della salute, frutti da tutti desiderati, ma troppo spesso negati. Nell'amore che risponde all'amore, vive e si conferma la comune speranza di saper raccogliere uva tra le spine. La sua parola, seminata nei nostri cuori, germogli e porti frutti di opere buone. Signore Gesù, Verbo umanato, tieni saldi i nostri passi sulla via della vita e i nostri piedi non vacilleranno. Affidiamoci a Maria, qui amata come avvocata del popolo, per confermare con la sua materna sollecitudine l'impegno per un sapiente discernimento nello stile di vita. Potremo riconoscere la provvidente azione di Dio nella tutela e cura del creato e, nella gratitudine operosa, troveremo l'esaudimento di tante nostre attese. È tempo, fratelli e sorelle, di dare volontà al cuore. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e è salito al cielo e siede alla destra del Padre. E nuovo verrà nella gloria per giudicare con i miei morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e con il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professa il solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetta la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ascolta, o Padre, la preghiera del tuo popolo. Apriamo a te il nostro cuore, innalziamo a te con fiducia la nostra preghiera, presentiamo a te le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce di tutti gli uomini. Trasformaci in tempio della tua grazia offerta a te gradita. Preghiamo insieme e diciamo: ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Per Papa Francesco, il Signore che lo ha chiamato a presiedere nella carità, la Chiesa, lo sostenga nel suo ministero a servizio dell'unità del Collegio Episcopale e di tutto il popolo di Dio. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Oggi ci riuniamo per ringraziarti di tutto quello che ci doni. Rivolgiamo però il pensiero alle persone che si trovano in situazioni difficili, senza lavoro, senza risorse, senza speranza per il futuro. Perché possano trovare risposta alle loro attese e speranze, preghiamo. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Sempre di più davanti agli sconvolgimenti climatici,
ci rendiamo conto quanto sia determinante il contributo di ognuno per salvaguardare il creato. Spingici a mettere in discussione il nostro stile di vita, basato sul consumo dei beni e sullo sfruttamento dell'ambiente, affinché possiamo consegnare alle future generazioni una terra fruttuosa, così come tu ce l'hai consegnata. Preghiamo. Ascolta, oh Padre, la nostra preghiera. Preghiamo per i poveri, per chi è solo, per coloro che vivono abbandonati dagli affetti, perché ciascuno possa godere del conforto dell'amicizia, della vicinanza e della solidarietà di tutta la comunità. Preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Per tutti noi, il cammino sinodale dia vita ad esperienze forti di ascolto e di condivisione della parola di Dio e della vita delle persone, come senso e contenuto di un rinnovato impegno missionario. Preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Accetta, Signore Dio, le preghiere che questa assemblea riunita ti presenta nel nome del tuo Figlio diletto, ed esaudiscile secondo la tua volontà, per il bene della Chiesa e del mondo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva le
O Padre, volgi benevolo il tuo sguardo su queste nostre offerte, perché collaborando nel sentimento di guida di questa nostra realtà locale possiamo condividere la passione del tuo Figlio, aderendo con amorevole fedeltà al suo Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, in Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati. Risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente
per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Orazio Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Eustachio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua è la potenza, tua è la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il nostro Spirito. Scambiamoci il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e di Dio la possa fare.
Pirandello diceva che non possiamo comprendere la vita se in qualche modo non ci spieghiamo la morte. È quanto ci invita a fare la parola di Dio oggi, perché Dio non è Dio dei morti, ma dei viventi. Il pensiero della morte, dunque, più che farci paura, dovrebbe spingerci a vivere bene la nostra vita, a non sciuparla. Dovremmo ricordare più spesso che morire non è nulla, difficile è vivere. Pensiamo dunque a spendere bene il nostro tempo, badando che, come diceva Santa Caterina da Siena, il tempo che è trascorso non l'avrete più, il tempo che verrà non è sicuro, solo il presente è vostro. È bella e suggestiva l'immagine di Montale. Volarono anni corti come giorni. Allora impieghiamo bene il tempo, perché potrebbe bruciarci il ricordo di ogni ora sprecata. Albert Camus scriveva: «Voglio dirti un grande segreto, mio caro. Non aspettare il giudizio finale, perché si celebra ogni giorno. Il nostro compito, la nostra ricompensa, il nostro destino, dunque, sono qui e ora. Costruire il futuro significa vivere il presente. Che non ci capiti di concludere sconsolatamente come quel tale che diceva: domani cambierò, ieri volevo farlo oggi. Ricordiamo piuttosto che sul grande orologio del tempo è scritta una sola parola: adesso. Preghiamo. Nutriti dei tuoi santi doni, ti rendiamo grazie, o Signore, e imploriamo la tua misericordia per il tuo Spirito, comunicato a noi in questi sacramenti, ci sia data la grazia di rimanere fedeli nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, nelle vostre famiglie, nella vostra vita, e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Possa avvenire anche per noi quanto dice un proverbio armeno: quando nascesti sorridevano tutti e tu solo piangevi.
Vivi in maniera tale che quando morirai tutti piangano e tu solo rida. Il poeta Orazio invece affermava: fa conto che ogni giorno sia stato l'ultimo a splendere per te. Dobbiamo considerare ogni giornata come fondamentale e decisiva, e quindi viverla in pienezza, senza sprecare il nostro tempo. Accogliamo con serenità il suggerimento di San Francesco di Sales: il mio passato non mi preoccupa più, appartiene alla misericordia di Dio. Il mio futuro non mi preoccupa ancora, appartiene alla provvidenza di Dio. Ciò che mi preoccupa è l'adesso, qui e oggi. Esso però appartiene alla grazia di Dio e all'impegno della mia buona volontà. Impegniamoci allora, come diceva Albert Camus, a vivere ogni ora come se dovesse essere l'ultima e la più bella. Termina qui il nostro collegamento da Sessa Aurunca. A tutti voi un caro saluto da Elena Bolasco, che vi ha parlato, dal regista e responsabile del programma Gianni Epifani, dall'aiuto regia Simone Chiappetta e dalla squadra Rai di riprese Napoli Esterna 3. Arrivederci a domenica prossima, 13 novembre, per la Santa Messa, che sarà presieduta da Papa Francesco nella Basilica Vaticana, in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri. La linea torna ora a Lorena Bianchetti per la seconda parte del programma A Sua Immagine. A tutti voi, buona domenica!